Eccoci all'appuntamento con i top della 25esima giornata di Serie A. Al terzo posto c'è Delta Rabt, lo chiamano il Cristiano Ronaldo di Marocco e ora sappiamo tutti il perché. Avrà anche un carattere di quelli tosti, ma altrettanto tosto è il carattere che mette sul campo, dove incanta con la sua classe ed incide con le sue reti, divenute ormai una costante dell'era Seedorf. Dal Fulham è arrivato in prestito con una delle famose lettere di transito del film Casablanca e ora punta a trasformare questo transito in un trasferimento a titolo definitivo il prossimo giugno. Sarà proprio Seedorf il suo Humphrey Bogart alias Rick Blaine? Al secondo posto c'è Gonzalo Higuaín. C'è chi il cucchiaio lo usa solo come utensile da cucina e chi invece lo usa per disegnare poesia sui campi di calcio. Seguendo l'esempio illustre dei vari Totti e Raul, il pipita serve sul piatto d'argento il vantaggio ai partenopei, deliziando il San Paolo con un tocco posato e offrendo la mazza caffè a tutti i tifosi italiani provati da questo turno spezzatino di campionato. Al primo posto c'è Carlos Tevez. Dopo essere stato trombato nel derby d'andata da un brutto fallo di Immobile, ora la tromba la suona lui, caricandosi sulle spalle l'orchestra bianconera con un assolo di grande qualità che vale la vittoria nel derby. La Pache aggiunge così lo scalpo del toro seduto alla sua già ricca collezione e la Mole si tinge sempre più di bianconero insieme a questo campionato ormai senza storia. Ben ritrovati amici al consueto appuntamento con i flop del campionato di Serie A. Scopriamo insieme chi sono i peggiori della 25esima giornata. Alla posizione numero 3 troviamo Reto Ziegler, che appena entrato in campo nel corso di Lazio-Sassuolo fa giusto in tempo a spalancare la via del gol a Miro Klose prima di abbandonare il rettangolo di gioco causa problemi intestinali. Le telecamere indugiano sull'ex terzino della Juve che vomita e poi sparisce nel tunnel che porta agli spogliatoi. Ripensando al suo errore, non ha potuto fare a meno di dare di stomaco. In seconda posizione c'è Nicola Rizzoli, che vaga sul prato dello Juventus Stadium come il cieco di Sorrento. Il fischietto di Mirandola, infatti, non vede un tubo di ciò che accade in campo, specialmente in area di rigore. Consigliamo a Braschi e Nicchi di dotare Omero Rizzoli di un cane guida che gli indichi la via, magari Lessi o il commissario Rex. Ed ecco infine il peggiore fra i peggiori, Diego Milito, anzi, come è stato ribattezzato sul web, Diego Finito. Non si tratta di facile ironia, ma piuttosto di un impietoso dato di fatto. Il principe del triplete purtroppo non esiste più da tempo. Il tempo delle mele, pardon, delle pere, che il centravanti rifilava in quantità ai portieri avversari, è finito e non tornerà più. Chissà che al declino dell'ex Genoa non abbia contribuito quella sorta di macumba fatta in casa dall'amico di Icardi che strappava la foto di Diego.